Tanti anni fa, quando ero molto più giovane, avevo un giardinetto e dove avevo un albero. Dato che sono sempre stato appassionato comunque dello sport e dell'allenamento, studiavo, dopo un po' chiaramente essendo essere smanioso, scendevo giù in questo giardino e avendo individuato dei rami, avevo capito che chiaramente quelli potevano essere delle buone leve per allenarsi. In questo caso qui abbiamo delle impugnature che possono essere dei rami. Infatti cercavo dei rami che avessero anche una sezione sufficiente per poter essere impugnate dalle mie mani. Fermo questo, poi ho sempre fatto esercizi a corpo libero, sia appesi sia i classici piegamenti. Quindi con un albero, in questo caso abbiamo questa struttura, e con il suolo fai già quasi tutto. Chiaramente poi dopo puoi aggiungere altre cose. Per esempio le gambe, ti puoi sbizzarrire e sul nostro canale trovate tantissime cose da poter fare a corpo libero per le gambe. O altrimenti se no nelle palestre ci sono i macchinari. Quindi con questo ramo che ti dicevo, che usavo quando ero ragazzetto, mi piaceva allenarmi, ad esempio mi appendevo, facevo cose chiaramente anche col cambio, ok? Sembrava un po' lo scimpanzé, però questo cambio di impugnatura è impressionante perché mette in moto tantissimi muscoli. Per di più, anche lasciare e cambiare, chiaramente vai proprio in profondità, quindi è un allenamento. Rispetto per esempio ad una lateral machine, una macchina per i dorsali, la lateral machine ti lavora alcuni segmenti muscolari ed è bellissimo per carità, però invariare un'impugnatura simile, ad esempio anche con impugnature diverse, ad esempio. Guardate in questo caso con i pollici contrapposti, ok? E poi puoi anche variare o addirittura se hai la possibilità di appoggiarti, usare il rimbalzo a terra, in questo caso ad esempio per lavorare il bicipite con un braccio solo. Lavorano, ti garantisco che lavorano, ok? Poi le classiche trazioni, però non simmetriche, asimmetriche. In questo caso, ad esempio, immagina di avere due rami che convergono, in questo caso puoi fare benissimo trazioni con impugnatura non necessariamente simmetrica. Su questo, oltretutto, poi, se quando tu sul sollevamento arricci le tue gambe al petto, lavorano anche i muscoli addominali, quindi più ti tiri su, più sollevi le ginocchia al petto e più lavoro gli addominali. Ma sempre con delle impugnature asimmetriche. In questo caso lo faccio vedere qua, di spalle, però così vi rendete conto di come arriccio le gambe. O ci vai di forza, o usi un rimbalzo, addirittura tocchi e le appoggi. O puoi fare anche, per esempio, delle varianti girando e ti appoggi. Ok? Hai mille modi bellissimi per allenarti. Ciao!